se oggi faceste le cose come le facevate 5-10 anni fa, probabilmente avreste dei risultati tendenti al fallimentare. È cambiato tutto molto velocemente, ma non sono cambiati gli schemi mentali delle persone. Siamo entrati in un mondo nuovo con una mentalità vecchia. I due ruoli si mischiano sempre di più. Qualsiasi manager deve sviluppare delle doti di leadership, qualsiasi leader deve sviluppare oggi delle doti di manager. Inizio a porre attenzione non più sul fatturato ma sul profitto, che sono due cose molto diverse. Quindi è il momento in cui raccogli frutti. Se sei cresciuto poco per volta, arriva un momento in cui raccogli frutti. Sviluppi un sistema per gestire il business che ti consenta di soddisfare i bisogni del mercato e i tuoi in maniera sostenibile. Parola chiave, sostenibile. C'è un momento in cui molto probabilmente, vi ricordate, vendete all'inizio produzione, vendere, profitti zero. C'è un momento in cui, quando fai il passaggio, accade che vendi di meno, però si alzano i profitti, quindi inizi a fare di meno, a concentrare più le tue energie e a focalizzarti sulla produttività. Quando fai quel passaggio, allora a quel punto sei pronto nuovamente per riprendere a spingere anche sulla parte commerciale. Per il business, in teoria, io potrei costantemente per i prossimi 500 anni rimanere nel mio prime, perché se ho la capacità di adattarmi ai cambiamenti del mercato, vedere cosa succede, fare le cose giuste nel momento giusto, eccetera eccetera, continuo ad adattarmi e rimanere in una zona di massima produttività anche a lunghissimo termine.